Buonasera a tutti, benvenuti a casa Pallacanestro Perugia, ultimo appuntamento prima della Pasqua, prima della sosta per ricaricare le pile. Massa arriva alla sosta per quanto riguarda le ragazze della B nel modo migliore, con una vittoria fondamentale. Era una finale, quella di sabato scorso al Pellini. La Sisas Pallacanestro Perugia se l'è aggiudicata battendo 66-57 Frascati. Perdendo, le possibilità di arrivare alla Final Four sarebbero state davvero ridotte al lumicino. Vincendo cambia, e come, lo scenario? È vero, Alessio Nicolini? Buonasera. Ciao Nicola, buonasera a tutti. Cambia lo scenario? Cambia lo scenario, diciamo che la sconfitta contro l'IT Roma ci aveva un po' complicato la strada, e la vittoria con Frascati ci ha ridato quella fiducia che ci serviva per andare avanti. Dall'assistant coach al coach, fammi sentire anche se è d'accordo chi? Francesco Posti, che ritroviamo. Ciao Francesco. Ciao Nicola, buonasera a tutti. Vittoria fondamentale? Beh sì, ormai siamo arrivati a un punto dove se vinci sei dentro, se perdi, cioè se vinci resti a galla, se perdi affoghi. E lo si vede da come sei rilassato. Poi abbiamo anche una chicca finale proprio per te, di chi ti ha definito, di chi ha apprezzato in maniera particolare il tuo essere sempre così sereno, ha detto parole sue, poi vedremo di chi si tratta. C'è chi dice che questa tua serenità sia legata anche al fatto che abbia al tuo fianco come badante Alessio Nicolini. E non solo, esatto. Ma a parte che quando è stato detto che ero rilassato, poi abbiamo perso Roma, la settimana scorsa ero abbastanza nervoso. Esatto. Sì, ormai sono tutte partite di un certo spessore, di un certo livello, dove se giochi male perdi, se giochi bene non è detto che vinci. Andiamo a vederci la classifica, come è cambiata dopo questa vittoria arrivato sabato scorso, gran bel pubblico fra l'altro al Palapellini, e l'Inter Roma sempre in testa con 10 punti, a 3 dalla fine, sarà un mese di aprile decisivo. Pallacanestro Perugia 8 insieme a Frascati, in vantaggio però adesso negli scontri diretti, Esquilino 2, 0 punti per Senigallia, solo le prime due accedono alle Final Four in programma a fine aprile. Il programma invece prevede che si tornerà in campo subito dopo la Pasqua, sabato 6 aprile. Allora andiamo dentro proprio anche con la grafica relativa alle gare che restano da qui alla fine. All'ultimo turno ci sarà il ritorno a Frascati, e quella sarà una gara probabilmente decisiva. Esquilino Perugia 6 aprile, dunque subito trasferta. Poi arriva Elite Roma il 13 aprile, obiettivo riscatto, riscattare la sconfitta della gara d'andata. Il 21 aprile Frascati Perugia. Sarà decisiva il 21 aprile, Francesco? Allora, speriamo, perché vuol dire che siamo ancora a galla. Non dobbiamo semplicemente pensare una partita per volta. Intanto pensare ad Esquilino, perché come Elite ha sofferto a Senigallia, noi soffriremo ad Esquilino, perché Esquilino sarà una squadra completamente diversa da quella che è venuta a Perugia, perché in casa sono tutte difficili. E poi pensiamo, vediamo come va, e poi penseremo ad Elite e per ultimo a Frascati. Dobbiamo pensare una partita per volta. Sai che facciamo? Ci rivediamo anche mentre parliamo le immagini di sabato al Palapellini, perché è stata davvero una gran bella vittoria, immagini che commentiamo da studio, una vittoria conquistata nel finale, proprio nel finale la squadra ha dato gas, no? Potremmo dire, tanto che Alessio, con l'umiltà che lo contraddistingue, Francesco Posti ha dichiarato anche a fine gara: il miglior quarto della stagione sarà il prossimo, non... deve ancora arrivare. Deve ancora arrivare, esatto. Invece l'ultimo quarto è stato forse il migliore? Beh, quello che dice Fra è giusto, cioè il quarto migliore dobbiamo ancora giocarlo, però... T'ha indottrinato in tutto e per tutto, allora qui che... anche le stesse cose, qui diventa un problema. Da quello che abbiamo visto, o almeno che ho visto personalmente quest'anno, posso dire di sì. Le ragazze hanno avuto una grande reazione, abbiamo cominciato l'ultimo quarto che eravamo sotto, e in queste situazioni magari è facile perdere un po' di fiducia, invece siamo stati bravi a rimanere a galla e con la difesa a venire fuori nei momenti di difficoltà. Che cos'è che ha fatto la differenza? Ma la differenza... Lo staff tecnico. No, devo dire che... Compreso anche il buon Ciuffini, però, è nello staff tecnico. Ciuffini, Mogetti in panchina, occasione speciale. E attenzione, perché lì poi anche sul buon Mogetti abbiamo una chicca nel finale, tutta da gustarci, però... No, veramente, la differenza... Allora, secondo me Alicia ha fatto la sua miglior partita da quando è arrivata da noi, ma l'apporto di tutte è stato fondamentale. Matilde, Chiara, Bea, Winner, Lucy, Agnese, Francesca, tutte hanno fatto
Tutti hanno fatto come le snocciola giù facile, Francesco, come fosse una formazione. Secondo me prima di andare a dormire Alessio Nicolini snocciola giù quelle formazioni come... Si vede che è nuovo nel femminile perché non vanno fatti mai nomi, perché se te ne dimentichi una è finita. No, ma già so chi ha lasciato via, quindi non... Chi ha lasciato, dillo tu, vai. Ma suo rischio e pezzo, avevo fatto in tempo a finire l'elenco. No, chi manca? Vediamo, 3, 2, 1. Mancava Federica, Ilaria... E Mimi. È vero. Ma senza nulla togliere veramente a tutte, abbiamo fatto una gran partita. Cioè, questa è come uscire con una la prima volta e sbagliare il nome. Più o meno siamo lì, lo stesso errore da parte tua, ma avrai modo di rimediare sicuramente. Allora, intervista particolare che ci andiamo ad ascoltare subito, grazie a Daniele Tomassoli in regia. Pronostico live, quanto finisce? No, 57-56 per noi, 57-53 per noi. A 30 secondi dalla fine del terzo quarto, tabellone segna 43-44, avanti Frascati, restano gli ultimi 10 minuti. Due che se ne intendono, come Carlo Borri e Gabriele Freddara, avevano pronosticato... Non hai specificato però di cosa se ne intendono. Cioè, visto come è finito, cioè 66-57, sono stati anche bassi, però per capire un po' qual era l'umore sugli spalti del Palapellini, tutti della serie qui, speriamo di riuscire ad andare avanti di uno, eccetera, poi... Beh, poi secondo me sono anche loro stati condizionati dal fatto che la nostra difesa è quella che di solito fa la differenza, quindi si sono tenuti un po' bassi nel punteggio, invece poi abbiamo fatto un ultimo quarto veramente giocato bene. Alla ripresa degli allenamenti, nello spogliatoio però cosa vi siete detti, ora battute a parte, cioè dopo una vittoria così, no? Conquistata una vittoria di carattere, dovevi solo vincere e hai vinto, quindi... Quindi dobbiamo resettare, banalmente gli abbiamo detto, abbiamo vinto bene, abbiamo visto cosa si fa per vincere queste partite, adesso il problema di queste soste è viverla con un pochino di superficialità, in realtà l'obiettivo questa settimana è lavorare come se giocassimo il fine settimana, poi ci prendiamo 4 giorni di vacanza. E poi da martedì si ricomincia a pensare subito a Esquilino, ma ci pensiamo già questa settimana a Esquilino. Quindi si stacca l'interruttore fino a Pasquetta, anzi poi vi chiederò anche cosa farete a Pasquetta, però intanto ci andiamo ad ascoltare un dopogara visto da altre due che se ne intendono. Qui conta vincere una partita per volta, soprattutto perché da loro sarà molto difficile. Noi abbiamo sbagliato molto in più parti, siamo state più ciniche. Non hai fatto nessun discorso motivazionale, si è visto subito, no? Ormai sono di un'altra generazione, non li sentono più. Elisa Vitelli parla di difesa top, Margherita Cardinali invece ci prova sempre, no? Magari a buttarla là con i suoi famosi discorsi motivazionali che l'hanno... Mi fa piacere perché Margherita è riuscita a parlare, perché so che l'altra volta quando è venuta in trasmissione era offesa con Elisa che non era riuscita a parlare, quindi ho visto che ha parlato solo Margherita, quindi no, anzi, un abbraccio ad Alessandro che non gli è stato concesso neanche il ciao. Di dire esatto, ma no, sai cosa ci guardiamo? Dietro le quinte dell'intervista, perché guarda loro che cosa pensavano quando ci siamo avvicinati con la camera. Era la partita più importante, vero? Sono donne da selfie, capito? Si erano messe subito in posa appena hanno visto lì, invece video ci sono rimasti male a quel punto. Madri di famiglia, esatto. A quel punto Margherita si è preparata e ha ritirato fuori dal manuale del perfetto mental coach le parole giuste per caricare le ragazze in vista della sosta. Infatti di Pasqua. Questa settimana Margherita non si è allenata mai con noi e si è visto il risultato sabato. Tutto torna allora. Abbiamo anche altre 2-3 chicchette da tirare fuori, dobbiamo andarci ad ascoltare anche le parole di Lucilla Cragnolino, ma lo facciamo subito dopo il break pubblicitario. Pegaso 2000 è un brand di mercato nel panorama dell'information technology che collabora con tutti i principali gruppi bancari italiani. Con sede principale a Corciano e filiali a Roma e Milano, in oltre 20 anni di attività l'azienda si è affermato come uno dei principali operatori tecnologici di mercato nel mondo dei crediti, della finanza agevolata e dei mercati monetari.
Fiducia, senso di appartenenza, squadra e innovazione da sempre contraddistinguono Pegaso 2000, che con coraggio, fantasia e orgoglio non ha mai smesso di mettersi in gioco e di sognare, alla ricerca di nuove idee e progettualità. Nella splendida cornice del parco di Pian di Massiano, Agenzia Reale Mutua e Lloyd's London. Quella degli agenti assicurativi Marco Passeri, Paola Passeri e Massimo Bonet è una storia di successo, di un percorso generazionale che dal 1945 si è evoluto e tramandato nel tempo. Agenzia Reale Mutua e Lloyd's London operano con passione e in maniera organizzata in ogni ambito assicurativo. Un team di professionisti sempre pronto ad ascoltare, informare e consigliare, prospettando innovative soluzioni assicurative. Vieni a trovarci a Perugia, in Viale Tazio Nuvolari 19. Bar Mattioli, il luogo ideale per uno snack, un aperitivo o per ritrovarsi a tavola. Aperti a pranzo e cena con pizzerie e menù alla carta con un'ampia scelta. Il Bar Mattioli vi aspetta a Ferro di Cavallo, in via Fra Giovanni da Pian di Carpine 50. Insieme siamo una famiglia. Lo siamo sempre stati e continueremo ad esserlo, mettendo le persone al centro. Di nuovo insieme l'abbiamo chiamata Lucila Cragnolino, allora torniamo a Sabato al Palapellini e ce l'andiamo ad ascoltare. Commento tecnico della piccola Aurora, chi è stata la più brava? Lucila? No. MVP quindi della serata, sicuramente no, l'hai... No, io voglio dire veramente che sono orgogliosissima di Matilde Parolai e di Alicia, perché secondo me sono giocate tutto, sono felice di tutte, ma per loro due c'è una menzione speciale. Ma chi l'ha stappata però, se non Lucila Cragnolino? Chi l'ha? L'ha stappata, primo canestro... Per voi ragazzi, sono tutti felicissimi col video di Sofia e Olivia, quindi alla prossima. Infatti, proprio qui ti volevo. Senti, adesso, no aspetta, adesso. Adesso c'è la pausa, c'è Pasqua, ci serve per continuare a lavorare, però dobbiamo portarci indietro quello che abbiamo oggi fatto qua, a tutti i palazzetti dove giocheremo a Roma, perché lì dove diventa veramente, veramente dura. Adesso siete artefici del vostro destino, cioè vincendole tutte siete alle Final Four. Sempre lo siamo state, però adesso più che mai. Infatti per questo dico, marcare sempre il nostro ritmo, non solo al Pellini ma anche fuori, secondo me è il nostro obiettivo. Saluta a casa, vai. Vi amo, ciao. Questa è la modestia che infondi nelle tue ragazze, no Francesco? Adesso siete artefici del vostro destino, sempre lo siamo state. È vero. È vero. Ma ripeto, dobbiamo rimanere focalizzate su Esquilino, perché loro si sono a questo punto della stagione perché se lo meritano. Hanno battuto Senigallia,
e quindi giocheranno, cercheranno di fare il possibile per farci lo sgambetto. E se noi giochiamo male, anzi, se noi non giochiamo al 100%, il rischio di perdere Esquilino c'è, quindi dobbiamo giocare al 100%. Si è parlato di Matilde Parolai, ottima prova la sua. Abbiamo visto la piccola Aurora, che ho scoperto ora sarà allenata da Matilde Parolai? Sì, perché Matilde Parolai è iscritta a Scienze Motorie, quindi deve, per motivi universitari, deve fare tirocinio, e il destino le è andato incontro in maniera negativa e farà tirocinio con Carlo Borri. Quale infatti, miglior tutor? Infatti, finita la trasmissione, se possiamo fare veloce, perché dobbiamo andare a prendere Parolai per portare all'allenamento, che meno sta con Borri e meglio è. Beh, però sai chi è cresciuto a pane Carlo Borri? Alessio Nicolini, ecco, lo vedi insomma. Infatti dopo un anno mi ha chiesto se poteva cambiare persona con cui allenare. Senti, ora, battute a parte, quanta difficoltà c'è nell'allenare dai piccoli ai grandi? Beh, cambia tutto, cambia qualsiasi cosa, perché con i piccoli ovviamente non puoi comportarti nel modo in cui ti comporti con i gruppi senior più grandi. Spezziamo una lancia a favore di Riccardo Ercoli, perché ora voi lo state massacrando, telecamere spente, perché è stato espulso alla guida dell'Under 19. Ora so che non ha fatto nulla il buon Riccardo, insomma, però è stato martoriato. Ma tu al posto di Riccardo Ercole avresti accettato di allenare la promo col progetto Pallacanestro Perugia? Cioè tutti i ragazzi praticamente sotto età, torneranno buoni negli anni a venire, esperienza fondamentale, se ne parlava anche nell'ultima trasmissione, però è chiaro che all'inizio è dura, insomma ti vai a confrontare con gente che può avere anche 15-20 anni più. Certo, certo. Beh, sicuramente è un progetto che è stato studiato bene, è un progetto a lungo termine. Sapevamo che sicuramente all'inizio potevamo incontrare delle difficoltà, perché come hai detto anche te, un gruppo di ragazzi giovani che arrivano anche fino ai 2008, penso che siamo l'unica società che presenta dei 2008 che giocano in promozione, e vai ad affrontare gente che ha giocato in Serie D, comunque ha fatto sempre campionati senior, e puoi soffrire, però dobbiamo avere pazienza e continuare in questo lavoro. Sai chi è che da 2008 sotto età avrebbe smesso? Da piccolo, Francesco Posti, vero? Ah, è vero. Avrei giocato. No, la cosa bella è che questo progetto Riccardo se l'è un po' imposto da solo, nel senso che lui è stato il primo a crederci, è stato lui il primo a proporlo, va dato atto a lui di continuare a crederci in questo progetto, quando a un certo punto la tentazione di prendere delle scorciatoie, far giocare qualche giocatore d'esperienza per vincere qualche partita in più ci poteva stare, invece lui è rimasto coerente e i risultati della crescita tecnica dei ragazzi si sta vedendo. Qui si sta seminando, frutti da raccogliere quando? In che tempo? Beh, di solito quando fai un progetto del genere prima di 2 o 3 anni non vedi frutti, cioè non è il vinci una partita in più, vinci una partita in meno, perché con i giovani giochi una partita benissimo, poi può darsi che 3 giorni dopo giochi una partita disastrosa. Adesso loro lo vedono il 2008, il 2007, lo vedono quando fanno il campionato giovanile, come tornano in Under 17 si vede la differenza, però per essere giocatori senior ci vogliono almeno 2-3 anni. Che cosa succede nel post partita? E soprattutto la vera curiosità è se Francesco Posti allenerà mai Alessio Nicolini, come ci andiamo a vedere adesso. C'è chi dice che tu abbia fatto stecca e il buon Alessio Nicolini nei panni di Riccardo Focaia lì davanti, dopo aver perso con Elite Roma, per sfogarti. Si dice che sia stato martoriato così, è vero? Tra l'altro, leggenda narra che, cioè, Fabrizio Mogetti racconta che a pallacanestro mi ha insegnato lui a giocare. Poi però una cosa non torna, perché uno fa il coach e l'altro invece e l'altro, integratore, il vigile urbano, e l'altro il vigile urbano. No, quindi... tutto fare a tutti gli effetti, insomma. Esatto. Quello che gli fa curriculum è quando è venuto in trasmissione,
quella foto che si è presentata a Winner quando è andata a prendere la Terni con il fiore, lei che immagina? No, non so quello che ha pensato e non l'ho voluto sapere, non l'ho voluto sapere. Abbiamo un problema però da risolvere, perché so che sta cercando anche delle vuvuzela. Cioè, Riccardo Focaia. Ah, no, Riccardo Focaia. Ah. Riccardo Focaia su di Ah, l'ho visto, l'ho visto. Del Panapellini è qualcosa di immarcabile. Io credo potrebbe arrivare anche una multa per. Come si può ovviare? Oltre che, teniamo presente, è l'unica ad aver fatto un pronostico. Però Focaia gli vogliamo tutti bene. Molto bene. Non so Chiara Pollini come fa, però anche Chiara Pollini. Molto bene. Gli vuoi bene anche tu, Alessio? Tanto che ogni volta che ti presenta ai microfoni a fine partita, i primi 30 secondi se ne vanno, sono da tagliare perché si sente solo lui. Ormai me l'aspetto, non è una sorpresa, ma un po' l'ho odiato all'inizio della partita, che non sono riuscito a seguire la palla 2 perché lui è entrato con il suo megafono e urlando, Frascatia, descriveva tutta la partita. Sono stato distratto da quel momento, però... Ti voglio bene. Io gli farei fare la voce fuori campo, cioè descrivere proprio che cosa accade. Anche io fuori proprio... dal palazzetto. fuori proprio. Fuori, esatto. Queste parole invece ti fanno curriculum, ce la andiamo ad ascoltare. Coach Posti invece come l'hai ritrovato? Posti è sempre molto sereno. Molto sereno, io lo invidio, se rinasco vorrei rinascere Posti e direi, come dice lui, non vedo difetti. Detto da Marco Sodini, uno che insomma ha allenato in Serie A, allenatore della nazionale under, italiana under 18 maschile, dice voglio rinascere Francesco Posti, cosa vuoi? Io, la cosa che mi fa riflettere, che non è il primo che dice questa cosa, cioè in molti dicono se rinasco vorrei rinascere Francesco Posti, ma non capisco perché, perché secondo me molti non si rendono conto di tante cose. Il mio essere sereno verso l'esterno in realtà è un coprire 1500 pensieri che ho in testa quotidianamente. Ma tu vorresti rinascere Francesco Posti? Sì, anche tu? Sono qua vicino a lui. Allora, il pronostico non ve lo chiedo, giusto? Perché... No. O volete farle pronostico? Il pronostico sulla sorpresa nell'uovo di Pasqua che possiamo fare, tanto questo fine settimana non si gioca, quindi. Pronostico sull'altra sfida neanche. Allora io voglio sapere cosa farete a Pasquetta, prima, il giorno prima di riprendere gli allenamenti, cioè concentrazione massima in vista del 6 aprile, ma il primo di aprile che cosa si fa? Ah, io se vuoi ti racconto cosa faccio in quei giorni. Okay, vai. Il venerdì, tardo pomeriggio, vado a Pedaso. Perché ho delle cose da fare per il camp che... Iscrivetevi. Speriamo per chi non lo sappia che cos'è Pedaso. È un camp che faccio dal 2015, tra l'altro sono 2 anni che partecipo anche adesso come allenatore, che ci sta l'ultima settimana di giugno e la prima di luglio. È un camp dove partecipano tanti della Pallacanestro Perugia, ma anche di altre società come il Basket Todi, Virtus Assisi, eccetera, eccetera, ma vengono anche da altre parti anche da altre parti d'Italia. Basket più mare, divertimento, e il claim è quello che succede a Pedaso, resta a Pedaso. E qui se c'erano 10 genitori interessati automaticamente... Esatto, vengono anche loro, vengono anche loro. E devo fare un po' di cose tra venerdì sera e sabato mattina. Poi sabato parto e vado a Venezia, perché vado a vedere Reyer Venezia Virtus Bologna femminile, perché con la Reyer Venezia gioca Lorela Kubai, che ho avuto la fortuna di allenare in rappresentativa per che 3 anni. Che torna in America, fra l'altro. Che ha rifirmato con l'Atlanta in America quest'estate. E l'ho contattata, mi ha trovato i biglietti per vedere la partita in tribuna. Con Bologna gioca Zandalasini, che tanto tempo, cioè è da parecchio che non la vedo giocare dal vivo. Tra l'altro Venezia prima, Bologna seconda insieme a Schio, e volevo vedermi... Avevo promesso a Lorella che prima o poi sarei andata a vederla giocare dal vivo, e vado a vedere. Ti ricarichi in Laguna, mettiamo. Non da solo. Ti ricarichi in Laguna, ho detto, io non mi sono avventurato. E non con Alessio. Ecco, come si ricarica Alessio Nicolini invece durante le vacanze di Pasqua? Io questi giorni riposo, solito pranzo con i parenti, poi il giorno di Pasquetta sono stato invitato da altri amici. E poi la sera penso di aver bisogno di tornare al Fermi per non stare troppo lontano. Ah, ecco, qui ti volevo, vedi, tu ti ricarichi a tavola e Fermi. Io, tra l'altro, adesso che ci pensavo, il martedì dopo Pasquetta ho la visita dal cardiologo, quindi immagino quello che potrà succedere. Ah, delizioso, quello che potrà venire fuori. Che cosa farete voi a Pasquetta? Ce lo direte nel prossimo appuntamento, prossimo mercoledì di sosta, vista proprio la sosta di Pasqua. Poi torneremo subito
dopo la sfida con Esquilino, con l'auspicio di commentare un'altra bella vittoria, perché sarebbe una strada spianata a quel punto verso le Final Four. Intanto gesti scaramantici di Francesco Fosti e Alessio Pirini, che per fortuna non abbiamo inquadrato. Grazie Daniele Tommaso di regia, ma grazie per essere stati con noi. Forse è il momento decisivo. Grazie a Francesco Posti. Grazie a te Nicola, e invito tuo figlio a venire al camp di Pedaso. E anche te ad accompagnarlo. Così adesso vediamo se riusciamo a convincerlo. C'è la mamma. La mamma va convinta. Grazie anche ad Alessio Nicolini. Grazie a te, grazie. Senti, per l'ospitalità. Andare a Pedaso perché? Beh, perché non si può non stare una settimana con Francesco Posti. Ecco. Due settimane. Addirittura, due proprio da record, già una. L'altra c'era la pubblicità di Chewy's Make a One, Chewy's Make a One. Di Codini uguale. E la stessa storia per Pedaso. Buona Pasqua a tutti!